Salve pinguini! In questo video ripercorro quella che è stata la storia di quello che ho vissuto io da dicembre e questo video lo faccio anche per completezza a quello che ho scritto in un post di YouTube per quelli di voi che l'hanno visto, che dovrebbe anche spiegare il motivo per cui lunedì non sono riuscito a fare un video. Iniziamo. Molti di voi guardando questo video sapranno sicuramente già che a dicembre dell'anno scorso, ovvero dicembre del 2022, mi si è legata a casa. Mi si è legata a casa mentre lo stesso momento io facevo un colloquio di lavoro. Il colloquio di lavoro l'ho fatto da remoto. Quando finisco di fare quello che devo fare, ringrazio, chiudo la chiamata su Teams e vado in cucina per farmi un caffè. E vedo che pioveva letteralmente dal tetto. Quindi ho dovuto chiamare i pompieri, ho dovuto lasciare casa e non solo, nel frattempo che tutto questo accadeva, dopo qualche ora dal mio colloquio, ricevo una telefonata che mi comunicano che il colloquio è andato bene. Quindi avevo il posto di lavoro. Ora, non è che quando ti accettano un colloquio, via, inizi subito. Ci sono diversi passaggi. Ti devono fare un'offerta formale, dopo l'offerta ti fanno un contratto, firmi il contratto, dai il preavviso dove lavori, per dire che te ne stai andando, e poi diciamo il periodo di preavviso cambia a seconda da dove lavori. Nel mio caso era 3 mesi. Quindi cos'è accaduto? In quella giornata mi si è allagata a casa, sono dovuto andare a dormire da un mio amico. Ovviamente casa mia era assicurata, quindi mi avevano dato un hotel. Sono andato in quell'hotel, sono stato una sola notte, per il semplice motivo che cioè non c'era neanche una scrivania in quella stanza. Cioè io, secondo loro, sarei dovuto stare in quella stanza di hotel per diversi mesi e non avevo una scrivania. Mi dice, vabbè, sti cazzi. E in realtà no, sti cazzi perché per il lavoro che faccio io, non solo fare video su YouTube, proprio per il mio lavoro, che lavoro molto da casa, mi serviva una scrivania. C'è un buco dove appoggiare il computer. Non c'era. Tra l'altro, questo video che vedete qua a schermo, dove assemblavo il mio computer, o meglio la seconda parte, che io vi faccio vedere come assemblavo il mio computer, parte di quel video fu editato in quell'hotel. Io ero in una posizione tipo sul letto, piegato, cioè in 10 minuti ho avuto un mal di schiena allucinante. Ho detto io non posso stare qua perché come lavoro? A prescindere da come facevo i video su YouTube. Come lavoro. Ed era, per me era difficile. Quindi io il giorno dopo lascio l'hotel e me ne torno a casa mia, perché sì, vabbè, c'era qualche problema, però alla fine era si ci poteva abitare più o meno. E dopo 3 giorni me ne vado a casa di un altro mio amico, che per quelli di voi che hanno seguito questo canale, conoscono perché l'avete visto in questo video, che è il mio amico Davide. Lui doveva partire per le vacanze di Natale, doveva stare un mese fuori, mi lasciò le chiavi di casa e io lo ringrazio. E infatti molti di quei video che vedete con questo sfondo sono stati girati a casa di Davide. Poi Davide è tornato, mi ha continuato a ospitare fino a un certo punto perché poi lui serviva a casa per motivi che non voglio dire, però gli serviva a casa. E quindi io ho trovato ospitalità a casa di un altro mio amico, che ringrazio anche lui. Mi ha ospitato fino a settimana scorsa e tra i problemi principali che c'erano con lui, che ripeto io lo ringrazio, cioè ne sarò grato sempre, però dava fastidio che facessi video per YouTube. Mi dava fastidio. Non me l'ha detto mai apertamente, però ogni volta che io facevo video su YouTube dovevo beccarmi critiche. Quindi come ho bilanciato la mia passione a fare video su YouTube con non essere pesantemente criticato da uno che comunque, se sei un amico mio, però secondo me non ti devi permettere di parlarmi in questa maniera. Quindi come sono riuscito a bilanciare la mia passione per fare video con la mia situazione in cui vivevo facendo video alle 7 del mattino. Molti video che voi avete visto sono stati girati nelle prime ore del mattino. La maggior parte. Alcuni sono stati girati la sera,
perché magari lui usciva di casa, così io disturbavo lui il minimo possibile. Ma non solo li giravo quando lui non c'era in casa, perché come dicevo, gli dava fastidio. Li dovevo anche editare quando lui non stava al computer, perché quando mi mettevo le cuffie per editare, e sto parlando di, vediamo se riesco a trovarle, parlando di queste cuffie. E quindi quando le mettevo, lui diceva che riusciva a sentire l'audio, va bene, e che gli dava fastidio, perché era troppo forte. Che sarà pure vero, però non so quanti di voi hanno esperienza non solo di editare video, ma più che altro di editare audio, perché comunque un video fa c'è una componente video, una componente audio. Uno deve ascoltare a tutto volume, perché se ci sono dei problemi, che molto spesso ci sono, soprattutto quando si fanno i tagli, si sentono dei picchi di microfono, e quei picchi di microfono tu li percepisci solamente con la cuffia e quando metti a tutto volume. Però non stavo ascoltando musica meta, stavo ascoltando la mia voce, e che quando pare dà fastidio. Quindi, diciamo, quindi per me le prime ore del mattino e tutti quegli orari in cui lui non era in casa, che erano molto pochi, lui usciva molto poco da casa, erano gli orari in cui potevo dedicarmi ai video su YouTube. Quindi io dovevo scrivermi il testo velocemente, registrare velocemente, potevo registrare un video una sola volta, quello del tempo, come veniva, one take. E questo è anche il motivo per cui io ho comprato anche il teleprompter, ho dovuto comprare anche, per sostenere il teleprompter, un cavalletto, che attualmente non lo vedete perché lo sto utilizzando sulla telecamera. E per quanto io sono grato al mio amico, perché senza di lui veramente dovevo tornarmi in un altro hotel, perché sì, l'assicurazione mi pagava l'hotel, me sarei dovuto andare un'altra volta in un hotel con qualunque cosa mi sarebbe capitato, perché comunque l'assicurazione mi pagava l'hotel, come l'assicurazione mi ha pagato anche il soggiorno nelle case dei miei amici. Comunque, poco è successo. Semplicemente dovevo trasferire, dovevo cambiare città. Come vi dicevo all'inizio, io ho preso il lavoro e il lavoro era un'altra città, sempre nel Regno Unito, ma a 500 km di distanza. Quindi in questa settimana io ho fatto il trasloco e questa è la mia nuova casa, e questo, con alcuni accorgimenti, perché qua ancora ci sono dei problemi, sarà il mio nuovo set dove farò tutti i video che saranno pubblicati da oggi fino a, non lo so, finché resterò in questa casa. Quindi dopo diversi mesi, dopo 4 mesi, finalmente ritorno ad avere un posto casalingo tutto mio, dove posso fare i video a qualunque ora del giorno e della notte, senza disturbare nessuno. Adesso la domanda è, ma perché si è allagata a casa? Perché questa cosa io non l'ho raccontata nel dettaglio. E qui dobbiamo andare a vedere come sono fatte le case nel Regno Unito, nella fattispecie a come viene gestito l'ingresso d'acqua che viene dalle tubature che si trovano, quelle in strada, quelle della rete idrica, a quelle che vengono portate in casa. Dunque, per quelli di voi che sono mai venuti nel Regno Unito, si saranno accorti che in alcune case, soprattutto nelle case quelle vecchie, o anche in alcuni ristoranti, comunque, ancora se ne vedono tante in giro, si saranno accorti che esistono nel bagno, o comunque in alcuni bagni, 2 rubinetti, uno per l'acqua calda e uno per l'acqua fredda. Questa è una cosa che risale da, non mi ricordo se dal primo o dal secondo dopoguerra, è una cosa, comunque, diciamo, usiamo un termine informato, un legacy, che continua ancora a essere nelle case delle persone. Non è che fanno più case di questo tipo, però, per esempio, casa mia, che è degli anni 50, è stata costruita, se non ricordo male, nel 57, quando io ho preso questa casa, aveva 2 rubinetti. Poi quando ho risistemato il bagno, quello è stato fatto saltare. Ora, cosa c'entra l'avere 2 rubinetti con l'allagamento della casa? Perché devo spiegarvi perché esistono 2 rubinetti. Esistono 2 rubinetti perché in passato le case venivano fatte in questa maniera che vedete qua a schermo. L'ingresso dell'acqua in casa, quella che viene fornita dalla rete idrica, arriva e viene distribuita, diciamo, in cucina, dove c'è il lavandino, la lavastoviglie per chi ce l'ha, o la lavatrice. Per il bagno, invece no. Per il bagno l'acqua fa un giro tutto strano. Va nel sottotetto, dove spesso c'è una cisterna, e l'acqua della cisterna, poi del sottotetto, di solito passava all'interno di un'altra cisterna, che è quella per riscaldare, quindi lo scaldabagno, e poi arrivava in tutti i rubinetti, quelli rossi. Invece, per
l'acqua fredda era quella che arrivava direttamente dalla rete idrica. Perché c'è questa differenziazione? Il fatto era che poteva succedere che c'erano magari degli accumuli di batteri, si formava la legionella, tutte queste cose qua, e quindi loro avevano completamente separato il circuito di acqua fredda col circuito di acqua calda, che magari poteva essere per qualche motivo magari contaminata, non era radioattiva, che era semplicemente uno si poteva lavare le mani, ma non era idonea a essere bevuta. Però poi magari sono stati diversi proprietari di casa, io stesso, che comunque hanno risolto queste cose, hanno tagliato fuori la cisterna del sottotetto. Infatti casa mia l'acqua veniva fornita direttamente prendendo l'acqua direttamente dalla rete idrica, perché a me il mio idraulico, tra l'altro buon italiano, mi aveva completamente tagliato fuori dalla cisterna e io ero indipendente dalla cisterna. Perché vi racconto questo? Io abito in quello che potremmo definire in Italia un condominio, dove ci sono 6 appartamenti. 3 appartamenti da un lato e 3 appartamenti da un altro lato. Considerate che ci sono altri 2 appartamenti sopra il mio, perché io vivo a pian terreno, o meglio, io vivevo a pian terreno, uguali, identici. Dall'altro lato ci sono altri 3 appartamenti più o meno uguali. Perché vi racconto tutta questa storia di cisterne, mio condominio e cose? Perché dove abitavo, cioè il mio condominio, dove c'ho casa mia di proprietà, le cisterne c'erano ancora. Non so se alcuni appartamenti venivano ancora approvvigionati da quelle cisterne, ma le cisterne ancora c'erano. Nel mio appartamento, sono sicuro, anche quello della mia vicina, quella che stava sopra, lei era isolata, però le cisterne stavano là ed erano collegate alla rete idrica. Se non che, a dicembre, con l'abbassamento delle temperature, quei tubi non erano ovviamente coibentati, isolati. E con l'abbassamento delle temperature si è ghiacciato il tubo di carico delle cisterne. Quindi il tubo di carico delle cisterne si era ghiacciato, e quando l'acqua si ghiaccia aumenta di volume, spaccando il tubo. Ma non è ancora successo nulla. Perché? Perché quando le temperature poi si sono innalzate, quel poco che serviva, il ghiaccio si era sciolto, facendo fuoriuscire tutta l'acqua. E questo è accaduto il 16 dicembre, mentre io facevo il mio meeting. Però non è che l'acqua arrivò magicamente sopra casa mia, perché vi ricordo che queste cisterne sono sul sottotetto. L'acqua fuoriesce da questo tubo spaccato del sottotetto e inonda il sottotetto, quindi non se ne accorge nessuno. L'acqua arriva nell'appartamento che sta sotto, quindi il numero 5, che è un appartamento vuoto, ma vuoto da 2 anni, non abitava nessuno da 2 anni, quindi si sarà, penso, totalmente allagato. E poi l'acqua inizierà ad arrivare all'appartamento della mia vicina, che sta al numero 3, proprio l'appartamento sopra il mio, che lei in quel momento non era in casa, era in centro. Lei era uscita 1 ora e mezza prima, circa. Quando si è allagato anche il suo appartamento, l'acqua ha iniziato a riversarsi anche sul mio, che meno male che ero in casa, e meno male che quel giorno quel colloquio l'ho fatto da remoto. Perché se non fossi stato in casa, penso che avrei trovato i coccodrilli e i pinguini anche a casa mia. Quindi io me ne sono accorto in maniera tempestiva quando è successo a casa mia. Ma partendo dal sottotetto fino al mio appartamento, già a quel punto erano fuoriusciti metri cubi e metri cubi d'acqua, perché sottotetto allagato, appartamento 5, quello della mia vicina, è il mio. Io mi sono accorto alle 3:30. Ho dovuto chiamare i vigili del fuoco, ho chiamato l'assicurazione perché casa mia era assicurata, mi hanno non solo dato alloggio temporaneo e pagato tutto quello che c'era da pagare. Io, come vi dicevo, avevo preso quel lavoro e inizio oggi. Quindi oggi è un martedì 2 maggio e oggi devo iniziare il mio nuovo lavoro. Sono ancora le 8:46, devo andarci alle 11. Vediamo come andrà. Pinguini, grazie mille per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Ghino.